Hillary, Bastian è la lite con Alvin. Vladimir Luxuria svela segreti e messaggi. Alla vigilia della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, l'opinionista ha raccontato alcuni interessanti retroscena. Manca poco al ritorno dell'Isola dei Famosi su Canale 5. La nuova edizione partirà lunedì 17 aprile, e sarà condotta ancora una volta da Hilary Blasi. Confermati anche l'inviato Alvin e l'opinionista Vladimir Luxuria. Nicola Savino, invece, sarà sostituito da Enrico Papi. Di recente si è parlato di una lite tra l'ex moglie di Francesco Totti e Alberto Bonato, ma i due hanno ironicamente smentito tutto. A negare certe incomprensioni tra Hilary Blasi e Alvin pure Vladimir Luxuria, che ha un buon rapporto con entrambi. Al settimanale Mio l'ex parlamentare ha fatto sapere: tutte stupidaggini. Penso che Hilary e Alvin si stimino tantissimo. Si punzecchiano molto ed è divertente così. Del resto la bionda conduttrice e l'inviato dell'Isola dei Famosi sono amici da oltre 20 anni, e secondo alcuni Alvin sarebbe stato molto vicino a Hilary Blasi durante il complicato momento della rottura con Francesco Totti, arrivata dopo un lungo matrimonio e 3 figli insieme. Un momento duro che Hilary Blasi ha brillantemente superato, complice anche il suo nuovo compagno, l'imprenditore e modello Bastian Muller. Insieme da pochi mesi i due fanno già sul serio, tanto che sono arrivate le prime presentazioni. Ha condiviso sui social network alcune storie in cui è intenta a studiare l'inglese. Non è escluso che però Bastian sappia parlare italiano, dato che per il suo lavoro ha girato parecchio. Per saperne di più toccherà attendere l'intervista di Hilary Blasi a Verissimo. Prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi la 41enne sarà ospite dell'amica Silvia Toffanin per svelare le incredibili novità della sua vita privata. Il cast dell'Isola dei Famosi 2023. La produzione dell'Isola dei Famosi non ha ancora ufficializzato il cast della nuova edizione, ma ci hanno pensato TV Blog e The People a spifferare i primi nomi. Salvo imprevisti, dovrebbero partire per l'Honduras. Alessandro Cecchi Paone, con il fidanzato Simone Antolini. L'ex suor Cristina Scuccia. Pamela Camassa. Marco Mazzoli. Paolo Nois. Gianmarco Onestini. Elena Prestes. Fiore Argento. Elga e Serena Enardu. Claudia Motta. Christopher Leoni. Gian Maria Sainato. Giulia Salemi, l'attrice e TikToker, non l'italo-persiana.